Ciao Mariangela, intanto parto in realtà subito dal tuo libro, Cronache di un disastro annunciato. La cosa che mi ha colpito di più è stato il dato statistico relativo a una data in particolare, il 12 marzo 2020, che è stata la data, cioè il giorno più nero, diciamo, della storia di Piazza Affari e probabilmente, adesso poi confermami perché non voglio sbagliare, il secondo di tutta la storia di Wall Street. Come funziona il sistema economico all'interno del quale viviamo? Cioè quali sono gli attori in gioco? Per poi via via capire come appunto riusciamo a essere sostenibili come proprio sistema pianeta Terra, ecco. Facciamo finta che abbiamo una torta, in questi attori, in questa torta, gli spicchi sono sicuramente le banche centrali. La banca centrale è quella banca che in sostanza gestisce la valuta, gestisce la moneta, il dollaro se si tratta della banca centrale americana, l'euro se si tratta di quella europea. Sono importanti perché? Perché praticamente mettono in circolo tutte queste monete che noi abbiamo. Quindi, come lo fanno? Lo fanno prestando dei soldi alle banche e le banche si suppone che dovrebbero passarli all'economia reale, quindi alle aziende, piccole e medie, a noi cittadini quando chiediamo un mutuo, un prestito. È tutto un circolo, tutto unito. Quindi, se le banche mettono dei soldi nell'economia e le banche centrali lo hanno fatto, meno invece le banche commerciali che li hanno, ma spesso non li distribuiscono, mentre invece la banca centrale lo ha fatto. Quindi poi ci sono i governi, come giustamente sottolineato, e poi c'è il mercato, che non è astratto. Siamo io e te che vendiamo e compriamo azioni, obbligazioni. Che cosa sono le azioni? Si sa, no? Certo. Fatta di una società, uno spicchio di quella società è un'azione che può possedere l'azionista, che posso essere anche io. Le obbligazioni invece è il debito. Quindi che come accade? Io Stato, cosa devo fare? Devo pagare la sanità, devo pagare la scuola, riparare i tetti. Per fare queste spese mi servono dei soldi. Quindi cosa faccio? Questi soldi, essendo io nel caso Italia molto indebitato, li chiedo in prestito. Vado sul mercato e anche in questo caso non è astratto, è una cosa molto concreta. Vado sul mercato con questi titoli di Stato che puoi comprare tu, i tuoi genitori quando vanno alle poste e chiedono un titolo di Stato decennale, il cosiddetto BTP, che non ti garantisce tanto, però li parcheggi lì per 10 anni, per 5 anni, per quello che vuoi. E poi ci sono le grandi banche che comprano questi titoli di Stato. Con quei soldi l'Italia li prende a prestito e paga le spese che ha ogni anno ed è costretta a farlo perché noi abbiamo un debito gigante, noi non abbiamo soldi in cassa, noi dobbiamo per forza chiederli in prestito in questo momento. E questo è un po' il funzionamento e quello che accade. Mi puoi spiegare esattamente la differenza tra politica economica, che è quello che fa le banche, credo, e politica fiscale, che è quello che fanno gli stati? L'economia c'è sempre stata, ragazzi. L'economia è un termine che deriva dal greco economia. Sostanzialmente, però, che cosa intendeva Aristotele con economia? Intendeva, pensa Fred, la gestione della casa, la gestione delle tue proprietà. L'accumulo di ricchezze era addirittura un'altra cosa, aveva addirittura un'altra parola. Quindi l'economia c'era, anche gli antropologi vedevano che in Africa, nel sud-est asiatico, l'economia c'era, ma non era mai un istituto staccato. Vi prendo per mano perché è importante capire queste differenze basilari. L'economia come istituto a sé nasce con Keynes, il famoso economista di cui tu Certo. parli. C'è chi lo nomina male, è un po' come found, che si dice fund, c'è chi dice Keynes, Keynes. Il quale sostanzialmente col quale nasce l'istituto dell'economia. L'economia diventa una cosa a sé. Quindi, che cosa fanno le banche centrali? Le banche centrali fanno politica monetaria ed economica. Perché? Perché loro sono al centro dell'origine del denaro, della moneta, della valuta che noi poi utilizziamo. Ok? Sono la casa della moneta, direbbero nella Casa de Papel. Quindi lì c'è tutto, ok?
La politica degli stati, che è quella fiscale, è una politica anche economica, però è diversa perché tu non sei al centro e origine della valuta. Tu devi fare delle politiche per cercare di fare in modo che quanto tu spendi le tue uscite e quanto tu guadagni, esempio le tasse che paghiamo, le tue entrate, e siano in qualche modo bilanciate. Questa è la forma mentis. Quanto tu, perché esiste lo spread? Lo spread si può tradurre, tutti dicono differenziale, rendimento tra i BTP, sì, quello è tecnico, ma lo spread è la differenza tra quanto rende investire in Germania e quanto rende investire in Italia. Più è distante, più significa che è molto rischioso investire da noi e Ma che è meno rischioso investire da loro. adesso tu hai preso la Germania a caso o perché la Germania è quella magari più solida e quindi è quella su cui fare il paragone? Assolutamente, per rispondere alla tua domanda, perché tu mi hai detto come vengono presi in riferimento i prezzi. Il riferimento Perfetto. è il Bund tedesco. Perché? Perché è considerato in assoluto il più affidabile. È considerato il paese a basso debito, è considerato il paese che cresce e che investe, è considerato il paese più forte della zona euro ed è per questo che viene preso a modello di riferimento. Giusto o sbagliato che sia, questa è la verità. Ti chiedo invece adesso rispetto alla situazione italiana. Io ho dei colleghi, insomma, comunque molti amici che sono in cassa integrazione. Sento parlare di questo reddito di quarantena, i contributi INPS, cassa integrazione. Mi spieghi quali sono, sempre dal punto di vista sia fiscale che monetario, le manovre che stanno facendo in Italia le banche e lo Stato per cercare di venire incontro alla crisi che adesso cioè, sotto gli occhi di tutti, non è più solo sanitaria, ma è socio-economica. Sì, ed è una delle cose che io avevo detto dall'inizio, una delle mie preoccupazioni, ne parlavo anche a Sky, agli inizi, stiamo parlando di marzo, inizi di marzo, era proprio, ma non è che questo virus mieterà più vittime dal punto di vista economico rispetto invece a quello che farà la malattia, che invece ha fatto, dillo a Bergamo, non c'è persona che non abbia perso qualcuno. Quindi in primis, ovviamente, bisogna avere rispetto per quelle persone. E faccio questo inciso, Fred, per dire che secondo me nessuno con una cosa così importante come quella che è successa sarebbe stato in grado di rispondere perfettamente a quello che abbiamo vissuto. Devi metterlo un minimo di dubbio. Io diffido sempre da quelli che a casa dicono o usano i social per farlo. Io farei questo, siete degli incapaci. Cioè, io prima aspetto, vedo che cosa fate, poi magari si può discutere, però è una cosa talmente gigante quella che è successa, che francamente io un'ombra del dubbio la do, non mi sento di criticare. Okay? Invece, venendo a che cosa è stato fatto, sostanzialmente si è pensato di garantire un cosiddetto reddito di sussistenza dedicato all'emergenza alle persone, diciamo, che ne avevano più bisogno, quindi alle persone che si dice sempre vivono sotto la soglia di povertà. Ci sono state anche delle partnership con i vari comuni per cercare di creare delle mense che potessero coadiuvare da questo punto di vista. Io questa, sinceramente, so che si dice che sembrano soldi spesi male, però io credo che ci siano veramente persone che non arrivano a fine mese. Quindi io credo che un paese civile debba garantire un modo di vivere civile alla sua popolazione, a tutta. Quindi se ci sono delle misure che vengono date e queste misure portano del bene, buono sia, non sono certamente quella che punta il dito. Tutti i paesi civili hanno delle forme di reddito di sussistenza. Ce li ha l'Inghilterra, ce li ha la Spagna. Altra cosa però è l'altro aspetto, quello dedicato alle piccole e medie imprese. Lì, come sapete, sono stati stanziati, facendo una somma, perché poi sono 200 e 200, 400 miliardi di cosiddette garanzie. Che cosa vuol dire garanzie, ragazzi? Non sono i soldi che il mercato, che il governo spende direttamente. Sono soldi che le banche danno all'impresa Fred, e se l'impresa Fred non li restituisce alla banca, c'è la garanzia dello Stato, quindi la banca è coperta.
fino a 25.000 euro di prestito non ti chiedevano niente, fino dal 25.000 euro in su invece ti chiedevano dei documenti in più. Ma non è successo questo. Ti chiedevano i documenti anche fino ai 25.000 euro, non c'è stata una procedura standardizzata e badate bene, anche le banche hanno avuto difficoltà perché io ho avuto telespettatrici bancarie che mi hanno scritto dicendo: ci chiedono di fare le stesse cose, quindi chiedere le stesse pratiche, gli stessi documenti, ma abbiamo aumentato tantissimo la mole di lavoro, è impossibile fare una cosa del genere. Quindi, secondo me, rispetto ad altri paesi, il nostro problema resta questo: l'eccessiva burocratizzazione, la mancanza di regole semplici. Una ragazza in partita IVA lavora nella dance, nel settore della danza, sta a Berlino. Ebbene, ha scritto che praticamente lei a Berlino non percepiscono 600, 800 e 1000, ma 5000. Questo è normale, è un paese che non ha debito, quindi cioè, che non ha debito che è inferiore alla metà del nostro. Quindi non mi stupiscono i 5000 se uno ha pagato le tasse l'anno prima, è giusto che tu glieli dia. Però Certo. compilato modulo online il lunedì, venerdì, soldi sul conto. Con la tecnologia che abbiamo, noi non siamo in guerra. Diffidate da chi vi dice che questo è stato un periodo di guerra. Io parlo con te, non tengo la voce bassa perché non sono Anna Frank, ok? Sto parlando a voce normalissima. Ho lo stomaco pieno e soprattutto posso ordinare online perché ho la tecnologia, quindi noi non siamo in guerra. Chi paragona questo periodo alla guerra fa un torto a chi la guerra l'ha vissuta. Non siamo neanche in Siria, vi do questa notizia. Quindi io penso però, penso che un paese civile debba assolutamente migliorare dal punto di vista della semplificazione. Se una persona ha un bed and breakfast e con quel bed and breakfast manda i figli all'università e tu gli stai dicendo è tutto chiuso, compreso il tuo bed and breakfast, perché io te lo impongo, tu a quella persona devi garantire un minimo di reddito sulla base delle tasse che ha pagato l'anno precedente e i soldi le devono arrivare a fine mese. Punto. Punto. Un paese civile dotato di tecnologia, non so se sei d'accordo, Fred, deve fare questo. Di che cosa stiamo parlando? L'altra cosa che avrei fatto, un device costa quanto? 500, 700, 1000, facciamo anche 1000 euro. Un abbonamento a internet costa 7 euro. 200 milioni in questa manovra monster, 200 milioni sono niente rispetto a 60 miliardi, li avrei assolutamente dedicati all'istruzione. Avrei dotato chi non li ha di device, di strumenti, i bambini, permettendo loro di continuare a fare lezione da casa e non di dividere il PC con i genitori. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Sì. E questo avrei fatto in più e questo invece non è stato fatto. Quindi poi uno mi dice, io tra l'altro io in questi giorni sto intervistando appunto delle persone per il mio nuovo libro e parlo con gente veramente intelligente e mi viene da pensare, ma perché visto che le idee ci sono, le persone ci sono, non siete in politica? Perché secondo me le competenze sono importanti, ok? E loro mi dicono: no, ma guarda che noi a volte aiutiamo. È proprio questo carrozzone di gente che la destra non sa quello che fa la sinistra, il babbo non sa quello che fa suo figlio. Cioè, è tutto, dovrebbe essere semplice. Se mi dicessero che cosa si deve fare, semplificare e investire in istruzione. Questo è quello che farei io. Anche nel tuo libro citi il fatto che la paura, insomma, proprio la paura di quello che non si sa, che possa, dell'ignoto, perché banalmente ci siamo ritrovati tutti in questa situazione, dai trader ai direttori di banca, ai singoli cittadini come noi, insomma, nel non sapere cosa sarebbe successo. Quindi, e questa paura qua è stata quella che. Banalmente, poi correggimi sempre se sbaglio, ha guidato anche l'andamento dei mercati negli scorsi mesi. Quindi, a maggior ragione, io mi chiedo come mai non si spinga, ma anche le stesse banche, che magari possono avere un ritorno dagli interessi sui prestiti che fanno, per politiche più inclusive, più accessibili, che rendano, diciamo, diano più speranza anche verso un futuro migliore alle famiglie, alle persone, a chiunque. Cioè, io non capisco come mai non ci siano delle politiche veramente
sociali aperte che si prendono proprio cura delle persone, e perché le vedo molto correlate, ma la correlazione c'è perché la citi anche tu, con poi quello che è l'andamento dei mercati. Quindi non mi capaccio di questa cosa qua, cioè non mi capaccio come mai non ci siano queste spinte. Tu dicevi adesso giustamente alla cultura, cavolo, cioè se ripartisse da lì invece che appunto fare populismi in generale. Io sono convinta che le cose le possano cambiare i singoli. Io sono convinta che le istituzioni non sono sopra di noi, Fred, ma sono la nostra rappresentazione. E in questo paese si trovano sempre delle scuse su chi ha la colpa di cosa. Invece, secondo me, noi dovremmo migliorare noi singoli, fare bene noi singoli. La frustrazione in questo paese è che tu ti accorgi del grandissimo potenziale e te ne accorgi quando viaggi e vedi che gli altri non ce l'hanno il nostro potenziale. Te ne accorgi quando vedi che il nostro paese è il più instagrammato, quando vedi che tutti quando dicono, quando, io sono stata tanto in Cina, di dove sei? Ah, Italia! Italia! Appena sentono Italia non capiscono più niente. Quindi ti rendi conto dell'immenso bacino e potenziale di crescita che potrebbe avere un paese come questo. Quindi sono ottimista nel senso che io penso che se sarà premiata la competenza, questo paese ha un grande futuro davanti a sé. Se invece continuiamo, tu prima hai detto una cosa, secondo me, che è la chiave di questa risposta. Tu hai detto, ma perché non ci si siede a fare delle strategie? Faccio una parafrasi di quello che tu hai detto, perché io l'ho inteso in questo modo. Inseguiamo sempre il problema, quanti soldi ci date, quando arrivano, ma non ci sediamo mai per capire come li spenderemo. Non abbiamo mai un piano biennale, triennale, quinquennale. Questo ci manca. Fare il punto e dire, ok, che cosa vogliamo fare? Dove vogliamo arrivare? E guardate che questa cosa che fanno tutti gli imprenditori e i manager è la cosa più banale del mondo. Ci vorrebbe veramente una settimana di tempo, di buon brainstorming, un piano non con 150 milioni di regole, di per leggis del 2018, esatto, che non le capiscono neanche i commercialisti ormai. Bisognerebbe invece sedersi e fare un piano snello, semplice. Questa è quello che dobbiamo fare e lì dobbiamo arrivare. Lì ovviamente tutto sarebbe più semplificato, le banche saprebbero cosa fare, le imprese saprebbero che a fine mese arrivano quelle casse integrazioni che possono dare ai loro operai e via dicendo. Invece il paese è troppo complicato. Però io non posso dire di essere pessimista, perché come se tu camminassi e vedessi tanti talenti, sia a livello di persone, sia a livello di quello che noi abbiamo in eredità. Però noi, se continuiamo così, questa eredità non l'avremmo più. E c'è anche stato prima di noi che ha fatto sacrifici molto più importanti del nostro, morendo per fare quel sacrificio. O noi decidiamo che di quel sacrificio non ci interessa niente, oppure cerchiamo di capire che non saremo mai Paolo Borsellino, però possiamo fare qualcosa per migliorare il nostro paese, nel nostro piccolissimo. Totalmente d'accordo, grazie mille Mariangela, io consiglio come al solito, cioè come ho già fatto all'inizio, ma poi lo metterò anche in grafica, Cronaca di un disastro annunciato, che è il tuo libro, sugli ultimi 2 mesi, poi a novembre, insomma, quando uscirà l'altro libro, lo consiglierò sicuramente volentieri dal mio profilo, che non è che è così seguito, però insomma da quello di 20 lo manderemo pure. Grazie mille per questa chiacchierata, ti ho tenuto A anche più voi. di 20, è stato veramente, veramente illuminante. Anche per me, qualsiasi cosa, qualsiasi informazione che ti serva, tu alza sempre la mano, va bene? Perfetto, grazie Mariangela, buona giornata. Ciao Ciao. anche a voi. Ciao ciao, ciao ciao.